Domenica 6 ottobre il Tempio della Rotonda sarà cornice di un importante concerto in onore appunto del professor Luigi Costato. Siamo con il presidente della Fondazione Banca del Monte di Rovigo, Giorgio Lazzarini. La Fondazione promuove e patrocina questo progetto. Qual è il ruolo di promuovere attraverso anche la musica un ricordo importante come questo? Un ricordo come ringraziamento per tutto quello che il professor Costato ha fatto per la città e nei vari ruoli che ha ricoperto, ultimo quello di presidente della Fondazione Banca del Monte. Al presidente piacerebbe molto questo evento perché lui amava la musica, era un intenditore di musica, aveva una vasta conoscenza della musica classica e dell'opera lirica e io credo che il concerto sia la forma migliore per poterlo ricordare. Quello che a me interessa in questo momento è che ci possa essere una partecipazione da parte del pubblico a questo concerto, perché credo che il pubblico debba ringraziare, la comunità debba ringraziare il professor Costato con una testimonianza alla partecipazione di questo concerto e per tutto quello che il professore ha fatto per la città. Notevoli sono, diciamo, notevoli e numerosi sono gli interventi che lui ha fatto in questo campo, in collaborazione con il Conservatorio Francesco Venezia e anche accogliendo proposte dell'Associazione Coro Melos, che è, diciamo, insieme alla Fondazione, l'ente che ha pensato a questo concerto. Il concerto alla Rotonda di domenica 6 vede la partecipazione del Conservatorio Francesco Venezia e dell'Associazione Melos. Siamo con il presidente. Presidente, qual è l'importanza di ricordare attraverso la musica? Ma la musica è sempre importante e facilita anche la comprensione e il ricordo anche per il professor Luigi Costato che ha sempre sostenuto l'associazione Coro Melos negli anni a venire. Noi abbiamo collaborato parecchio con la Fondazione Banca del Monte, con Costato, il professor Costato, e abbiamo ritenuto opportuno ricordarlo con un concerto che abbiamo proposto alla Fondazione Banca del Monte, che ha accettato ben volentieri e lo sta sostenendo, e quindi siamo arrivati all'esibizione e alla proposta che sarà fatta domenica 6 ottobre in Rotonda. Un ricordo del professor Costato che passa attraverso la musica e soprattutto i ragazzi che mettono appunto in pratica questa musica domenica 6 al Tempio della Rotonda. Siamo con la presidente e con il direttore del Conservatorio Francesco Venezia di Rovigo. Presidente, il ruolo un po' del Conservatorio nel ricordare il professor Costato. Il professor Costato è stato una figura importantissima per la vita culturale e musicale della città e ha sempre avuto grande, grande interesse nei confronti del conservatorio e ha seguito passo passo tutto il percorso che noi abbiamo portato avanti e che continuiamo a portare avanti. I ragazzi chiaramente rappresentano, come dire, una linfa vitale del nostro territorio e della nostra istituzione e siamo veramente onorati di poter partecipare a questo ricordo del professor Costato. Direttore, quale sarà il programma che verrà eseguito durante la serata? Il programma, come spesso e volentieri ci accompagna, è composto dall'orchestra di fiati del nostro conservatorio in collaborazione col Coro Melos diretto dal maestro Roberto Spremulli. Dico spesso perché grazie a questa orchestra, formata dai nostri giovani, giovanissimi, giovani e meno giovani studenti del conservatorio, è sempre presente in moltissime manifestazioni e sicuramente il professor Costato avrebbe gradito molto anche in questa occasione la presenza della nostra orchestra diretta dal professor Stefano Romani e sempre con l'apporto e la collaborazione preziosissima della professoressa Daniela Borgato, che chiaramente ringrazio questi due colleghi che sono sempre presenti e sempre molto disponibili appunto per sottolineare il momento musicale di eventi importanti di commemorazione o di altro, insomma.